L'intervento riguarderà il diritto e il rapporto uomo-natura. Sarà articolato in base a 6 punti fondamentali. Il primo muoverà dalla differenza che passa, anche etimologica, tra il termine ambiente e il termine natura, presentando anche alcune normative, soprattutto internazionali. Il secondo punto sarà una sorta di intermezzo, perché muoverò dalle teorie, in particolare dall'antropocentrismo e dal biocentrismo. Il terzo punto riguarderà due concetti che io ritengo importanti, e cioè lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare. Quarto punto riguarderà il rapporto diritto, il ripensamento del diritto, del paradigma diritto, anche grazie alla scienza ecologica. Quinto, penultimo punto riguarderà i beni, soprattutto i beni inclusivi che l'individualismo possessivo ha messo da parte, e da ultimo qualche cenno sui principi fondamentali e sul concetto di dovere che riguarda l'uomo.